Ringrazio il Signore per questo momento. Allora, vorrei iniziare con una domanda. La guarigione dipende solo dalla fede di chi ministra, predica, prega? O è anche importante la fede del malato o dell'afflitto? Credo che sia una situazione, o meglio, no. La fede del ministro è certamente importante, ma è importante anche la condizione del cuore di chi chiede preghiere. Perché segni e prodigi seguono la parola. Il fratello mi ha preceduto con questo tempi di refrigerio ed è qualcosa che ciascuno di noi necessita in modo imperativo. Ma come possiamo trovare, ma dove sono i nostri tempi di refrigerio? La nostra oasi, dov'è? Come posso entrare in questa? Credo fermamente che nel Nuovo Testamento c'è questa bellissima illustrazione negli Ebrei del correre con fiducia al trono della grazia e trovare soccorso al momento opportuno. Quando nel Nuovo Testamento, partendo da Romani fino a Tessalonicesi, Paolo implora di trovarci, entrare in Cristo, che in Dio seduto nei luoghi celesti. E io credo fermamente che tutto quello che è scritto è per noi. Allora, il primo versetto è Marco 16:20, che dice così: e quelli se ne andarono a predicare dappertutto, e il Signore operava con loro, confermando la parola con i segni che l'accompagnavano. Parola e segni sono legati a doppia corda, perché i miracoli sono il risultato, o la guarigione, o la salvezza, o l'intervento glorioso che Dio può fare nella tua vita, è il risultato della predicazione della fede. E questo lo troviamo in Galati 3:5. E questo è un punto proprio fermo da sottolineare per chiunque passa in televisione o dietro qualsiasi pulpito delle nostre chiese. Colui dunque, dice questo, che vi somministra lo Spirito e opera miracoli tra di voi, lo fa per mezzo delle opere della legge o con la predicazione della fede? Fratelli e sorelle, amico, se sei qui per la prima volta, io credo nella fede. Perché la Bibbia dice che tutti hanno una misura di fede e questa misura di fede è qualcosa che deve essere messa in azione. E come si mette in azione la fede? Dall'ascoltare la parola di Dio. Ma fratello Gabriele, io sono così lontano, forse non ho neanche una chiesa, non conosco una chiesa nel mio vicinato, nel mio paese. Nella mia situazione, fermati, mettiti seduto, chiudi tutte le porte nella tua casa, ferma qui la tua mente, inizia a leggere la parola di Dio. Sicuramente l'abbiamo detto più di una volta. Molte persone iniziano dalla Genesi 1, 2, 3, 4, 5, i primi capitoli, e poi si perdono perché non sanno niente. Ti suggerisco Marco. Evangelo di Marco, apri il Nuovo Testamento, Marco, Luca, Giovanni e Matteo. Leggili in questi in questa seconda. Perché devi conoscere chi è l'autore della Bibbia, ed è Gesù. E quello che lui è, quello che lui insegna, è quello che va bene per tutti quanti noi. Gesù ha predicato una predicazione di fede. Dopo la predicazione, dopo aver aperto il suo cuore, aver ripetuto quello che sentiva dal Padre, segni, prodigi e miracoli. A volte noi purtroppo la Chiesa moderna ha saltato questa parte, no? La predicazione è diventata una chiacchierata, una discussione, secondo me o secondo il mio modo di vedere o secondo la mia scuola di pensiero. Fermiamo tutto, iniziamo e ritorniamo ad aggrapparci a chi è il capo, il compitore della nostra fede, è Gesù. E noi possiamo
vivere e vedere e ottenere lo stesso risultato, la nostra predicazione. Io qui, in questo momento, ho la mia utilità di questo momento davanti a te, amico, amica, fratello e sorella, è che alla fine di quello che dico, la tua fede possa mettersi in moto. È la fede che deve prendere il sopravvento. Io non so dove stai, io non so quello che ti sta accadendo, quello che ti è accaduto, ma io so che in Gesù, nel suo sangue, tu puoi uscire da qualsiasi situazione, perché lui ha dato a noi l'autorità di parlare, di predicare, di far ricordare a chiunque ci troviamo davanti che c'è solo lui come risposta. Suggerire che è necessaria solo la fede di chi predica significherebbe che dovremmo mettere in discussione la fede di Gesù, perché quello che vi ho detto un attimo fa, Marco 8:2-5, c'è un fatto un po' bislacco, se vogliamo usare questo termine. Perché? Perché Gesù per questo non vedente fa qualcosa di differente, molto differente. Guardate, leggiamolo insieme. Dal versetto 22 troviamo scritto: giunsero a Betsaida e fu condotto a Gesù un cieco e lo pregarono che lo toccasse. Egli, Gesù, preso il cieco per la mano, lo condusse fuori dal villaggio, gli sputò sugli occhi, pose le mani su di lui ed egli domandò: vedi qualcosa? Egli aprì gli occhi e disse: scorgo gli uomini perché li vedo come alberi che camminano. Troppo forte, Gesù. Poi Gesù gli mise di nuovo le mani sugli occhi ed egli guardò e fu guarito e vedeva ogni cosa chiaramente. E andiamo a approfondire. Gesù ha lottato con la sua fede in quel caso, o il cieco aveva a che fare con qualche incredulità? Gesù che sputa sugli occhi e questa persona vede gli uomini come alberi, giganti, ma poi Gesù che tocca. Vedete, sto cercando di sottolineare il fatto che noi, che a noi, che noi che predichiamo la parola, che noi viviamo nella fede, che noi come cristiani viviamo in questo, in questa dimensione differente dalla società, noi dobbiamo capire come funziona la fede nel nome del Signore Gesù. La storia in Marco 6 è chiara riguardo al ministero di Gesù nella sua città natale. Voglio leggere insieme a voi questo Marco 6:5-6. È Gesù che sta vivendo questo. Immaginate se Gesù, vero uomo e vero Dio, guidato dallo Spirito Santo, si trova in questo contesto. Pensate, più ciascuno di noi che predica o tu che vivi la tua fede e non vi poté fare alcuna opera potente nella sua città natale, ad eccezione di pochi malati a cui impose le mani e li guarì, e si meravigliava della loro incredulità. Gesù, che è bloccato nel compiere segni, prodigi e miracoli, perché? Perché c'è incredulità. Ma non è questo il figlio del falegname, ma sua madre non è Maria, non è. Quante volte, e non lo dico a te, quante volte io mi sono accostato incredulo alla promessa o alle promesse? No, 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 Signore, ho di nuovo questa situazione mia personale e basta. Giacomo è chiaro, Giacomo ce lo ricorda, Giacomo 1:6-7 dice questo, parlando di sapienza, ma tutto quello che può essere ottenuto, ed è tutto, noi la possiamo chiedere con fede. Dice questo: ma la chieda con fede, senza dubitare, perché chi dubita rassomiglia a un'onda dal mare, agitata dal vento e spinta a quella. Un tale uomo non pensi di ricevere qualcosa dal Signore, perché è di animo doppio, instabile in tutte le sue vie. Ho letto anche l'8, perdonatemi.
Perciò, attenzione, amico, amica, fratello e sorella, quando chiedi qualsiasi cosa al Signore, non dubitare. Chissà se mi sta ascoltando. Sì, ti sta ascoltando. Chissà se è vicino a me. Sì, lui è vicino a te. Chissà se mi risponde. Chiedila nel nome di Gesù. Tutto verrà dato. Perché l'ha detto Gesù, qualsiasi cosa che chiedete dal Padre nel mio nome, lui ve la darà. Allora, i dubbiosi, i doppi di cuore, di mente, sono certamente ostacolati nel ricevere da Dio. Ci sono doni di guarigioni, miracoli e fede. E vediamo un tale esempio in Atti 3, 1, 9. Una storia bellissima che mi fa impazzire di gioia sentirla. Da bambino la sentivo raccontata e già era una gioia. Ma adesso sono adulto, uomo, la devo iniziare ad applicare, devo applicarla. Perché dice questo? Pietro e Giovanni salivano al Tempio per la preghiera dell'ora nona, mentre si portava un uomo zoppo fin dalla nascita che ogni giorno deponevano presso la porta del Tempio, detta Bella, per chiedere l'elemosina a quelli che entravano nel Tempio. Vedendo Pietro e Giovanni, che stavano per entrare nel Tempio, egli chiese loro l'elemosina. Pietro, con Giovanni, fissando gli occhi su di lui, disse: guardaci. Ed egli li guardava attentamente, aspettando di ricevere qualcosa da loro. Ma Pietro disse: dell'argento e dell'oro io non ne ho, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo, il Nazareno, cammina. Lo prese per la mano destra, lo sollevò, e in quell'istante le piante dei piedi e le caviglie gli si rafforzarono, e con un balzo si alzò in piedi e cominciò a camminare. Ed entrò con loro nel tempio, camminando, saltando e lodando il Dio. Il versetto 9 dice: tutto il popolo lo vide che camminava e lodava Dio. Gloria a Dio per questa gloriosa testimonianza. È vera, io ci credo al 100%. Potremmo parlare giorni e giorni su questi 9 versetti, ma quello che vi voglio sottolineare, e l'ho scoperto qualche giorno fa in un app della Bibbia, l'ho trovata, si chiama Step Bible, la Bibbia passo a passo. In questo versetto, il versetto 6, quello che ho te lo do, l'originale greco avere ed essere è la stessa identica cosa. Quello che ho e quello che sono, l'ha detto Pietro, te lo do. Quante volte noi cristiani abbiamo separato l'essere dall'avere? Signore, rimettici insieme quello che ho e quello che sono nel nome di Gesù. E lo puoi essere anche te, amico, amica, sorella e fratello. C'era questa gloriosa, realtà per ciascuno di noi. Tu non hai solo il Signor Gesù, tu sei suo discepolo, tu sei coerede. Tu sei il frutto della tua sofferenza, tu sei che con lui ha vinto la morte, tu sei nel nome di Gesù esattamente quello che lui ha stabilito per la mia e per la tua vita. Pietro ha dato l'inizio a questa guarigione, ma sulla base delle altre scritture che ho condiviso sembra evidente che non ci fosse incredulità in questo zoppo della Porta Bella. L'ha guardato immediatamente: che cosa vuoi? Sono pronto a ricevere o soldi o qualche cos'altro. C'è un'altra storia in Atti 14 dal 6 al 10, che questa storia accade a Paolo, ma ha a che fare con la nostra gloriosa la nostra gloriosa situazione. All'Istra, versetto 8, all'Istra, in un viaggio missionario di Paolo, c'era un uomo che, paralizzato ai piedi, se ne stava sempre seduto, e siccome era zoppo fin dalla nascita non aveva mai potuto camminare. Egli udì parlare Paolo, il quale, Paolo, fissati gli occhi su di lui e vedendo che aveva fede per essere guarito, disse ad alta voce:
alzati in piedi. Ed egli saltò su e si mise a camminare. Paolo, che percepisce che l'uomo ha fede per essere guarito. Questa storia descrive un uomo zoppo che udì Paolo predicare e Paolo vide che aveva fede per essere guarito. In questo caso non è stato Paolo che ha imposto o ha dato il via alla guarigione a qualcuno con la propria fede, ma piuttosto l'ascolto della parola che ha fatto nascere la fede nello zoppo, e Paolo lo poté vedere nell'invisibile. Questo esempio segue ciò che ho menzionato da Marco 16 e Galati 3. I segni seguono la parola. La fede viene dall'ascolto. Anche dire quello che ho, ti do nel nome di Gesù, alzati e cammina, è proclamare la parola di Dio e il nome di Gesù. Questo è tutto quello che serve in ogni caso. Le parole uscirono e la parola è l'atmosfera per far scorgare, sorgere, dare il via alla fede. La salvezza e la guarigione operano secondo gli stessi principi, perché fanno parte della stessa redenzione, l'opera completa che Gesù ha compiuto nella sua, quando dice è compiuto, è tutto, salvezza e guarigione. Io non posso credere per far entrare qualcuno nel regno. La salvezza è personale. Io posso pregare per loro, io posso dire la parola, posso amarli, incoraggiarli, ma non posso salvarli, come nessuno di noi. Loro, chi che sia, deve credere e ricevere il dono della giustizia. Così è con la guarigione. Alcuni sono pronti a ricevere la guarigione in un batter d'occhio, altri no. La fede del ministro, del predicatore, può certamente creare l'ambiente per far sentire il malato a proprio agio, ma ci deve essere un cuore aperto, ricettivo, da parte di chi è afflitto, ferito, malato, depresso, incarcerato. Allora in questo momento quello che posso fare, io voglio che la tua fede possa mettersi in azione nel nome di Gesù. Ma quello che deve fare l'azione, il cambiamento, sei te, amico, amica, non importa, fratello e sorella, non importa dove stai, non importa cosa stai fronteggiando, nominalo, io so che Gesù risponde. Qualsiasi cosa che tu ti trovi a dover combattere, Gesù l'ha risolta, Gesù ha dato una risposta su quel legno di croce, nella sua morte e nella sua risurrezione. E lui ha dato a noi, alla Chiesa, il potere di calpestare scorpioni e serpenti, ma tu devi mettere in azione la tua fede. E io me li sono segnati questi. L'ho detto e lo ripeto, mi sono segnato tutto quanto quello che tu hai nel nome di Gesù, ma non l'ho mai pregato, non so che stai dicendo. Bene, in questo momento confessa a Gesù che sei un peccatore e hai bisogno di lui. Amico, se è la prima volta che senti, fallo in questo momento. Non devi andare in processione, non devi andare nel santuario di Pinco Pallino a destra, a manca, no. In questo momento, dove tu stai, invoca Gesù, diglielo: Gesù, ho bisogno di te, ho sbagliato tutto nella mia vita, forse posso essere l'uomo più bravo, buono, l'imprenditore più disponibile, ma senza Gesù, lo dice la Bibbia, se sono un peccatore. E Gesù è venuto a prendere il peccato e fare uno scambio incredibile, il tuo peccato per la tua giustizia, e lui è pronto. Ma io sto parlando immediatamente anche a te, se tu l'hai fatto in questo momento e credi in quello che hai fatto, la Bibbia dice che tu sei salvato, salvata, tu sei una nuova creatura, tu non devi più adesso voltarti e ritornare a quello che facevi un attimo fa, no, tu sei un figliolo e una figliola di Dio, e in questo momento e da quel momento tu hai tutto il diritto di usare tutto quello che c'è scritto nella Bibbia. E ve lo dico, ce l'ho qua sotto,
Che cosa abbiamo noi? Che cosa ci ha dato? Lui ci ha dato il suo sangue, il suo sangue, lo scudo della fede, il nome di Gesù, la sua parola, il nuovo patto, lo Spirito Santo, i doni dello Spirito, le promesse di Dio, la sua armatura completa, le chiavi del regno, la mente di Cristo, la sua autorità, la sua fede, la sua gioia e la sua pace. Dove ti trovi? Dove ti trovi? Fratello Gabriele, tu non sai dove mi trovo. Non mi interessa dove ti trovi. Perché Gesù, per tornare a Gesù, serve solo un passo nel tuo cuore. Allora, ho parlato di guarigione. Io credo nella guarigione divina. Fra un attimo pregherò, pregheremo insieme con i fratelli che stanno qua, che sono i servitori che sono ancora collegati. Ma ti prego, metti in azione la tua fede, perché con quel granello di senape di fede tu puoi dire alla montagna: spostati e vattene nel mare. Quella montagna così insormontabile che ti sta bloccando, ferendo, oscurando dalla luce gloriosa del suo sole, della sua luce, è arrivato il momento di toglierla nel nome di Gesù. Voglio pregare per te. Signore, in questo momento, dopo la parola, c'è l'azione. E in questo momento tu sai chi ha ascoltato, tu sai chi si è fermato, tu sai chi ha avuto il coraggio di pensare, di iniziare a pensare e vivere in modo differente. Signore, io so fermamente che tu hai dato a noi i doni del regno, e se sei stato così glorioso a salvarci, sei pronto a risolvere qualsiasi problematica, perché te lo stiamo chiedendo nel nome di Gesù. Signore, in questo momento i miei fratelli, le mie sorelle, i miei amici, le mie amiche, chiunque sta davanti a questo schermo televisivo, possono incontrarti e risolvere qualsiasi problematica, perché tu sei un Dio che non ha mai mentito e che non è tua abitudine prendere in giro. Tu hai dato la cosa più bella dell'universo, il tuo unigenito figliolo, e l'hai dato come sacrificio per il peccato di tutto il mondo. Signore, ho parlato di guarigione, ho parlato di fede, e ti chiedo che in questo momento la fede che c'è nel tuo nome possa iniziare a risolvere qualsiasi situazione che chiunque si trova ad ascoltare questa mia predicazione. Signore, ho parlato di te, non ho parlato di me, ho parlato di te, Signore dei signori, Re dei re, e tu hai dato la tua vita per la salvezza del mondo, e in questa salvezza, in questa redenzione c'è la guarigione. Signore, qualsiasi cosa, nel piccolo bambino, nel giovane, nell'adulto, qualsiasi problematica, io credo che tu hai risolto ogni cosa, e tu ci hai detto di chiedere qualsiasi cosa nel tuo nome, perché il nostro Padre Celeste è pronto a risolvere. E mentre sto parlando non sto vacillando, non sono come un'onda che si alza, si gonfia, che bella la tua presenza, e poi Giussi non ti sento più, no, io in te sono costante nel tuo nome, Signore. C'è una costanza gloriosa, non c'è un rapporto variabile, ma c'è una costanza gloriosa, una costante che mi porta di gloria in gloria, di fede in fede, da promessa a promessa. Grazie per ogni tuo buon dono, grazie per la televisione, grazie per il tuo servo, il nostro fratello, il nostro pastore Cataldo, ma più di tutto grazie per Gesù, grazie per colui che ha aperto una via nuova, un cammino particolare, unico, glorioso, ed è disponibile per tutti coloro che hanno il coraggio di invocare il tuo nome, perché la tua parola dice: chiunque avrà invocato il nome del Signore sarà salvato.
grazie di questa salvezza, grazie di questa guarigione, grazie di ogni tuo buon dono. E umilmente ti ringrazio solo nel nome di Gesù, mio Signore, nostro Dio, benedetto in eterno. Amen.